Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Facciamo adesso la continuazione di quello che abbiamo iniziato un mesetto fa, quando abbiamo dato stallatico pellettato alle piante con azoto. Adesso terminiamo con questo che, oltre a un po' di azoto, ovviamente al carbonio, ha del potassio, che è la cosa fondamentale per le piante da frutto. Vediamo un po', mi avvicino così vi faccio vedere un po'. Abbiamo l'azoto sotto varie forme, il 6%, 2,5% organico e quant'altro. Anidride fosforica al 6%, più 3,3% acido formico. Abbiamo l'ossido di potassio al 14%, anidride solforica al 12,5% e il carbonio, come dicevo prima, al 10,5%. Quindi sostanzialmente abbiamo solfato di potassio, fosfato naturale tenero e urea e poi NP. Non è propriamente un concime biologico, nel senso che non è scritto da nessuna parte che è consentito in agricoltura biologica, ma io ho le piante piccole, devo dargli qualcosa da mangiare un po' velocemente perché ho visto che negli ultimi anni sono cresciute poco. Quindi allora, dosi, io metto sempre a quelle più basse, alle minime, quindi sono 300 kg per ettaro. Ho fatto una botta di conti, sono circa 300 grammi a pianta. Io ho un sesto di impianto di una pianta ogni 5 metri, quindi ho fatto un po' i conti, spero che siano giusti. Sono 300-350 grammi a pianta. Allora, vi faccio prima una panoramica d'insieme del frutteto. Ovviamente, guardate, questo l'abbiamo potato da poco, ci sono già le gemme. Ma quelli laggiù, poi ci andiamo. Abbiamo pesco e mandorlo in fiore, solo che adesso siamo a marzo e danno neve, come sempre. E se nevica, adesso comunque la temperatura di notte scende sotto lo zero, se nevica avremo problemi con i fiori che probabilmente si seccheranno e si bruceranno. Dai, iniziamo. Allora, ho misurato prima, ho pesato 300 grammi, 350 grammi più o meno, è così, quindi ce n'era veramente poco per pianta. Anche in questo caso lo do sotto tutta la chioma. Non solo sotto il tronco, perché è sbagliato, e anche in questo caso andrebbe smosso il terreno e interrato. Ora non ci penso proprio a farlo adesso perché fa un freddo che non ci penso proprio, però ho appena montato sul decespugliatore la mitilla, ve ne parlo nei prossimi video. Se il tempo migliora, magari trovo uno spiraglio di sole, vengo e smuovo tutto il terreno con la mitilla, così vedo anche come va. Va da sé che questo piccolino gli metto la dose minima, insomma 300 grammi. Quelli un po' più grandi, ecco, posso arrivare anche a 500 grammi. Questo l'ho trapiantato da poco, non so se si vede, se notate, ho lasciato un avvallamento lì dove c'è la pianta, perché così si raccoglie l'acqua piovana. Questo è piccolo, ha bisogno di bere. Mi devo ricordare di irrigarlo la prossima estate, perché se no si secca. Però guardate, ha preso benissimo, guardate che bello che è. Questo è un pero di San Giovanni. Il potassio, e poi vado avanti, il potassio è un macroelemento che si lega al terreno, quindi è indispensabile per la pianta. Questo è l'altro pero di San Giovanni, vedete che ha già boccioli, guardate che bello che è. E su alcuni come questo sono un po' in ritardo con questa concimazione, avrei dovuto farla a febbraio, prima della ripresa vegetativa, purtroppo non mi è stato possibile. Il tempo comunque è brutto, loro ritardano un pochino, ma non tantissimo, come vedete i boccioli già ci sono. E pazienza. Con questo che è grande mi posso spingere anche 400-500 grammi. Ok, vado avanti da solo, vi faccio soltanto vedere, ecco, col fico adesso. Periodo giusto perché ancora lui non sta dormendo e è a riposo. Tutti gli altri, diciamo che mi sarei dovuto muovere un po' prima, almeno un paio di settimane fa. Dai, alla fine è uscito un po' di sole e ne ho approfittato per montare la mitilla, che vedrete nei prossimi video, quanto prima. E devo dire che rispetto all'altra circolare, ovviamente la superficie lavorata è maggiore,
Tenete conto che è piovuto fino all'altro ieri, bagnato, però sono riuscito così a smuovere un po' il terreno e a interrare leggermente il concime. Ora ovviamente lo farò per tutti gli alberi e questa è l'operazione che avrei dovuto fare sin dall'inizio, però come vi dicevo il tempo era brutto, non permetteva. Bene, vi auguro una buona giornata, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciatelo in giù, va bene lo stesso. Io spero di avervi dato un piccolo consiglio, insomma, di come faccio io, poi se qualcuno ne sa più di me e vuole scrivermi nei commenti, io lo ringrazio. E posso imparare qualcosa da voi. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.